Cioè tipo, ovviamente stiamo andando da Elfarm. Scusatemi signore. C'è pure uno scoiattolo, infatti, mi non ricordavo. Mi dispiace se vi do una sbirciatina, prometto che sarà breve. Bontà divina, che fisico poderoso! Capace di una straordinaria varietà di atti di violenza, immagino. Che cosa succede? È lo scoiattolo che si occupa dell'albero del mondo. Questo profumo delizioso è ciò che penso. Scusate l'intrusione. Ah, certo! Resina d'ambra, nocciolato con una nota di nero di seppia. No. Non vi interessate di gastronomia, vedo. Un momento. Se tu sei Radatoskr, perché non somigli a quello che viene in nostro aiuto? È una storia molto lunga. Ma hai detto bene, sono proprio Radatoskr. Quello che conosci come Radatoskr è solo uno dei miei aspetti spettrali. E uno particolarmente cattivo, per giunta. Lo considero così diverso da me che è praticamente un'altra persona. A proposito, Rancore, ti va di venire a vedere i tuoi amici? Fanculo, Radatore! Suppongo che c'era da aspettarselo. E comunque, adesso che l'ho ripulito di tutta la resina, rivolete indietro il seme? È un seme. Ma che cazzo è? Proprio così. Un seme di Yggdrasil, per la precisione. Visto che i nani hanno eseguito una piccola riconfigurazione, serviranno semi come questi per aprire nuove destinazioni sul mio albero. Il tuo albero, eh? Certo, è il mio albero. Ecco, ora te lo mostro. Serviva un seme di Alfheim. Avete affari importanti. Sono anche a fare le secondarie, ma non andiamo a fare queste, ragazzi. Mentre viaggiamo, potresti raccontarmi la storia della tua visita al regno degli elfi? Sì, certo. Alfheim è stato il nostro primo viaggio tra i regni col tuo tempio. Freya voleva unirsi, ma Odino le ha lanciato un incantesimo. Non può lasciare Midgard. È terribile. Poi ci siamo fatti strada contro degli elfi scuri per raggiungere la luce. Interferendo nella guerra degli elfi. Non per scelta. Dovevamo riempire il Bifrost e ci hanno attaccati. E gli elfi scuri la stavano coprendo con una roba d'arnia. Dopo averla liberata, gli elfi chiari sono tornati. Ad Alfheim le cose sembravano migliorate. E ora nada. Alfheim. Da quanto tempo? Da qui non saprei dire dove si trova il tempio, ma è lì che giace l'altare di Goa. Storia spezzata. Già, non c'è una soluzione semplice per quella. Gli elfi combattono ancora. Sì. Alla faccia del miglioramento. La trovo tipo un'altra ascia, ma una spada qua. Non lo so vedere questa spada proprio due. Il Fimbulwinter è stato forte qui ad Alfheim. No. Le tempeste hanno colpito Alfheim molto prima del Fimbulwinter. Deserto vivente. Era pieno di vita una volta. E musica. Il canto delle sabbie si chiamava. Ma ora sono una vittima della guerra. Qua era.
è grosso e soffre. Che senso è grosso e soffre? Un animale. Che grosso e soffre. Un po' andate, eh? Il nostro obiettivo è il tempio, non il deserto. Eccolo, il tempio della luce. L'altare di Groa è giro. Sfruttiamo 6 anni ad andare, ragazzi. Sì. Freyr non è mai tornato ad Alfheim, vero Vivir? No, il destino del suo regno avrà avuto la precedenza. Il fratello di Freyr? Sì, lui però è di una stoffa diversa. C'è una barricata. Cosa sono le rocce scintillanti? Pietre crepuscolari. Sono rare, impiegano millenni a formare. È splendido. Ah, non sapevo che potesse farlo. No. Che deserto, ragazzi. Scusa, andare agli elfi, non mi sembra che ci sia un deserto. Forse è più avanti per gli elfi. Altre immagini poetiche della mente di Kvasir. Ma l'ultimo è secondo, ragazzi. C'è 3 di 4 api. Tutto il gioco dovrebbe essere quello, eh. Ok, poi ricordo che nell'altro God of War siamo andati in una sorta di terra degli elfi a trovare, non mi ricordo che cosa, ma non in un altro God of War. E l'abbiamo gastata anche là, sincero. Adesso io trovo questa specie di altare, ragazzi. Poi non è una specie di altare, è un altare. Altare di Groa. Allora, che si va? Ah, c'è già una cosa, ok. No, il fratello di Freya, come è coinvolto? Molto tempo fa, Freyr dei Vanir giunse ad Alfheim e scoprì una terra bellissima ma devastata dalla guerra. Grazie ai suoi poteri divini, si impegnò a riportare un po' di pace tra gli elfi. È stata spiegata. Ti leggi là, ragazzi. Mi raccontano come la pace finì non appena se ne andò. Ci stavo arrivando. Sentito? Oh no. Basta, non è necessario. Non vogliamo farvi male. Non abbiamo scelta. Peccato. Ci hanno attaccati loro. Quando entreremo sarà anche peggio. Davvero non c'è altro modo. Non è che ci lascino molta scelta. Così dice tuo padre. Sono solo ingenuo, credo. No. Sei solo ottimista. Un tributo a Freyr fatto dagli elfi. Deve averlo lasciato qui quando si è precipitato a Valhalla. Schiaffa! Well,
Non è quella zona. Ma che c'è TR, ragazzi? Vado prima io. Atreus, dimmi quando sono a metà. Quindi, che succede ora? Questo sigillo rappresenta l'equilibrio tra i regni quando Freyr era qui. Elfi chiari e scuri, che vivono in armonia. Come ti sembra, Atreus? A posto, credo. Padre, ora vai tu. Sfortunatamente per Alfheim, Freyr non poteva accettare che sua sorella sposasse Odino. Tornò a Vanheim e lasciò questo regno al suo destino. In realtà gli Aesir gli dettero fuoco quella volta. Il portale avrebbe dovuto aprirsi. Sicuro che sia in equilibrio. Sì, ma il regno non lo è. Non più. Padre, prova a tirare dall'altra parte. Sì, sì! Tyr, tu continua a spingere! Bravo, Atreus. Entriamo. Ah, qua è pieno di elfi, ragazzi, qua. Cosa ci fa la statua di un elfo scuro qui? Prima della divisione avevano questo aspetto. La divisione? Sì, gli elfi non sono sempre stati divisi in chiari e scuri. Questa statua rappresenta gli elfi prima della guerra, prima che scoprissero il potere della luce. Cos'è stato? Non ha senso rovinare la sorpresa. Sorpresa, dice. Un'altra di quelle specie di pietre. Dov'è? No, non sta. Cosa dovrei fare io qua in teoria? Dove che deve arrivare sta? Ah, là! Sì. Se immagino che gli elfi chiari non ne saranno felici. Adesso devo come minimo apriamo sta porta se c'entro elfi chiari. A proposito di elfi chiari, esatto. Lasciami gli parli di nuovo. Potrebbero meglio lasciarli fare quello che stanno facendo.
240 la moneta adesso. Quando ne troveremo di più pericolosi. Grande. Non sono troppo potenti. La luce per costruire porte e diventare più forti. Cosa se ne fanno gli Alfiscuri? La riportano alla sua fonte. Per loro le risorse naturali di Alfheim sono sacre, ma nessuna lo è quanto la luce stessa. Già, gli Elfi Chiari pagarono a caro prezzo il loro successo. Dopo la creazione del Tempio, il florido deserto di Alfheim diventò una terra arida colpita dalla tempesta. Salve, non vogliamo farvi del male. Tyr! Indietro! Attento alla palla di luce! Gli ha dato anche un miliardo di ci arriva là, cioè. La pietra dove sta?
Nient'altro, no? Ok. Lascia fare. Di qua sì. Dai che devo andare. Ah, ma là devo andare. Se qua vedo la pistola. Chi l'aveva visto, ragazzi? Ho visto solo quello, ho visto quello. Infatti. Dai, quando ci manca l'altare, dai. Sì.
Andati. Cosa c'è? Beh, almeno ci stiamo avvicinando. Vedi? Lassù. È più alto da qui. Non riesco a credere che fosse tutto qua giù. Tira, vai, vai. Di strada, non mi prendo i vasi, attira i vasi per quel due quanto danno. Che non può essere legale, tutto. Cioè, i vasi danno un botto. Per questi vasi, ragazzi, che... No, ho sbagliato! Sbagliato, ragazzi! Ho preso solo la box fight, però! Sì, lasci una mano. Occhio a destra! Dietro! Attore solo tira più a morte. Non lo ricordavo così luminoso. Pennuto bardo. Godo. Ci sono quelli verdi i corvi che vanno ammazzati, ragazzi. Dice che quelli neri non te li dà. Forse lo sono seguito fuori da neri, ma no. Messo tipo quelli verdi in quel modo. Un'altra porta di luce. Sullo scudo della statua c'è della pietra crepuscolare, ma l'angolazione non va bene. Chi alba? Pensi sia possibile impedire agli elfi di combattere tra loro? Se Freyr non avesse abbandonato il regno, forse ci sarebbe la pace, ma ora... La colpa è davvero solo di Freyr. Questa guerra ha avuto inizio molto prima di lui. Ma lui poteva guarire questo regno e porre fine alla guerra. Ha fatto una scelta. Quella sbagliata. Forse per Alfheim. Ma non per lui. Beh, abbiamo tutti il diritto di seguire la nostra strada, a prescindere dalla destinazione. Questo è un botto. Non gli va bene così, eh. Non so di no. Lo scudo si è mosso.
solo, se gli fa alcuni tutorial ci mette 6 secondi, però... Un po' a 200 metri, ragazzi, cioè... Senti ancora qualcosa di ferito là fuori, Atreus? Sì, sì, forse è solo la tempesta. Intanto, abbiamo già scoperto una profezia segreta di una misteriosa leggenda. Lì, la camera centrale ci porterà in cima, dopo aver oltrepassato l'ennesima porta di luce. Poi devi prendere il diploma adesso per fare sta cosa, sì. Non è la posizione giusta. Forse sì. Acceleriamo le cose. Da qui dovrebbe funzionare. No, c'è una cesta, ragazzi, vabbè. Potevo sentire la mamma, ma ora no. La sua anima è con la luce, ora. È uscita la cesta. Essa da forze più antiche di Odino. È in pace, ora, Atreus. Lo spero. Quando mio padre è entrato nella luce, ha detto... Sei entrato nella luce di Alfheim? Sì. Eppure sei qui, sano di mente e decisamente non ridotto in cenere. Devi dirmelo, Kratos. Cosa hai visto? Quel ricordo è solo mio. Ma per me sono passati solo istanti. A me non sono sembrati istanti. Ero in trappola. Atreus ha superato molti ostacoli per salvarmi. Posso solo immaginare. Era una missione molto difficile, mi ricordo. Mi sto bestemmiando. Hai mai incontrato Groa? Molte volte. Ma era tormentata dalle visioni, perciò parlare con lei era complicato. Per non dire peggio. Ti ho visto che la tosta, ragazzi. Un'altra volta dentro la luce. Andiamo adesso, poi c'è la notte. Ci siamo quasi. Hanno cambiato un po' di cose. L'altra volta c'era della roba d'armi qua giù. C'erano così tanti elfi scuri. Io finora pensavo che il re degli elfi scuri, che gli elfi scuri fossero... Sì. Ma aiutammo la parte sbagliata. Sono sicuro che sia la domanda giusta. Giusta. C'è una parte giusta. Esatto. Cosa ne pensi, Atreus? C'è una parte giusta in questa guerra? Io non lo so. Allora non forse non gli altri, ma... Andiamo adesso.
40 metri. Ecco. L'ho trovato Brock. Ah, ragazzi, ce l'avete fatta. Benvenuto. Oh, sono qua. Grazie di averlo preso. Credi nel destino, Sindri? Oh, certo che no. Pensi che mi laverei così tanto le mani se quello che faccio non fosse importante? Solo una persona può sindacare su come viviamo la nostra vita. Noi stessi. Disinfetto gli attrezzi. Atreus? Kratos? L'armatore, ragazzi, finalmente questo è l'armatore, dai. Sono, rispetto a prima che erano tre, adesso vedete, pian piano le sblocchi e sono molto, devo dire la verità, molto forti rispetto alla mia. La mia è questa e c'ha 25-42. Devo dire la verità che in realtà, ragazzi, la mia è quella più forte in realtà. Ovviamente perché è potenziata al massimo, se no cioè è così la mia. Questa, ragazzi, la seconda c'è. Poi devi creare, non si possono comprare, poi devi creare qua. Ti posso potenziare qualcosa. Quella che ho qual è? Non ricordo qual è quella che ho, questa è quella che ho. Questo ferro qua è molto. Mi devo cambiare la cintura, ragazzi, perché fa sbocciare. Io c'ho questa, ma in realtà non è neanche così tanto forte. Questa qua è più forte, no? Ma questa è ancora più forte, però. Difesa 6. Ah, questa è quella. Potrebbe essere la mia creazione migliore. Darsi. Dove ci sono, vediamo un attimo qua, da qua deve essere full. Ragazzi, come è possibile che ho già fatto il Leviatano, cioè. Massimo c'è anche qua. Allora, possiamo andare, ragazzi. Ai giganti è sempre piaciuto nascondere i segreti in bella vista. Guardate questo! Guarda c'è qua dentro, ragazzi. Il suo marito perduto. Era determinata a trovarlo, meditò per intere settimane. Sfortunatamente trovò qualcos'altro. Una visione del Ragnarok. Odino seppe della visione di Groa. La cercò e le chiese un consulto privato. Pare che non gradì ciò che gli disse. Il bosco di ferro è. Non so cosa sia. Mitico santuario dei giganti. Curioso. Quindi a Jotunheim. So che alcuni giganti lo credevano, ma il bosco di ferro non esiste. È un concetto, un paradiso metaforico. Non è reale. Groa avrebbe chiesto di riportare a Jotunheim le sue ceneri perché la sua anima trovasse pace nella luce. Dubito che Odino abbia rispettato il suo potere. Il campione. Penso che dovrei essere. Io. Presumi. Sono ingannevoli per natura, anche se alcune sono più chiare di altre.
Deviter. C'è ecco dentro il gioco. Sindri non ci va prima un portale, cioè. Cioè adesso ci devo fare tutto il percorso all'inverso. Possiamo skippare? Modo per skippare. Ancora. Prendiamo solo il sottofondo, ragazzi. Ma dov'è Tigre? Cioè, dove è andato?
Ma non è mia di per forza. Dai. Niente, non mi vuole proseguire. Vai qua. Sei bravissimo. Distrutto in 6. Comunque ti ragazzi un fenomeno, cioè. Vedi tutti sti posti. Hai 10 di vita, cioè. Mi ha rotto il cazzo, no, mi ha rotto. Sta usando la luce per curarsi. Ma prendi sta cazzo di A. Niente. Quanto cavolo cavolo di giuro. Dai, ti fai il coglione per le altre, dai. Quanta esperienza, cioè. Nell'acqua. Resisti, di qua. Di quei vedere. Ah.
Io come salto dietro. Non trovarsi la guerra penso che si faccia, è impossibile che non si faccia. Concordo, concordo. Da qui! Mi stanno combattendo! Adesso sono stato l'unico morto, cioè. Ma adesso che ci penso, noi abbiamo lasciato a casa i due lupi, ragazzi, quei lupi vivi, abbiamo lasciato a casa nostra. Poverine, dai. Ce neanche a portarci. Secondo me torneremo in quella casa. Magari alla fine del gioco. Quando arrivano. Chi non spara, cioè? Hanno tutti uno spot di vita. Non si capiscono fanno male ragazzi, aspetta gli altri.
po' ce ne sono, non penso. Suonerà